Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati. Un saluto come ogni giorno da Riccardo Zago. Andiamo subito sul sito per vedere quali sono gli appuntamenti di quest'oggi. Eccoci qui, investire.biz. Andiamo subito nella sezione appuntamenti. Come ogni mercoledì c'è il Trading Live alle ore 16. Durante il Trading Live che cosa facciamo sostanzialmente? Andiamo ad analizzare i principali strumenti finanziari, passando per indici, forex, materie prime e anche azioni, e insomma cerchiamo di operare e di impostare degli ordini pendenti anche per i giorni successivi. Quindi io vi aspetto alle ore 16, potete iscrivervi qui. Ricordo, per chi ha un conto con il broker Kimura Trading, questo evento è gratuito ogni settimana. Ora andiamo però subito sulla piattaforma del broker Kimura. Eccoci qui. Partiamo con alcuni cambi valutari dove siamo in posizione. Il primo è questo: abbiamo raggiunto il primo target price in area 1,36,50, come abbiamo detto nella giornata di ieri. Quindi molto bene, GBP USD. Ora lasciamo correre la posizione. Abbiamo dei target abbastanza interessanti, perché anche se andiamo a vedere un time frame settimanale, che cosa notiamo? Beh, notiamo che il prossimo target di medio termine è quello di 1,43. Certo, è molto lontano e molto ambizioso, ma guardate anche qui la zona resistenza che è stata rotta, e questa settimana sembra che i prezzi l'abbiano testata con successo. Eccoci qui, quindi viene confermato probabilmente questa settimana il trend rialzista, anche dopo il superamento di questa, soprattutto dopo il superamento di questa resistenza, e puntiamo in primis a 1,4 e poi a 1,43. Andiamo avanti, abbiamo anche una piccola posizione su euro dollaro. Posizione su euro dollaro al rialzo, siamo all'onda 1,21,50, anche qui lasciamo correre la posizione. Anche questo è un'operazione di medio termine, dove quindi siamo in long da 1,21,50. Il primo obiettivo lo troviamo in area 1,23, però poi vogliamo lasciar correre il trade fino a 1,25. Vediamo l'oro. Oro che continua a rimanere all'interno di questo range, che va da 1825, 1820 a 1860. Questi due sono i livelli più importanti. Come sappiamo nei primi mesi dell'anno la stagionalità dell'oro è rialzista, però il candelone rosso a cui abbiamo assistito qualche giorno fa ha compromesso il trend rialzista. L'unica operazione che mi sento di fare è un long, ma solamente se i prezzi tornano a testare questa zona supportiva in area 1830. Per quale motivo? Perché una volta arrivati qui abbiamo la possibilità di impostare uno stop loss molto stretto, e cioè impostarlo al di sotto di questo minimo in area 1816 dollari per oncia. Target price in primis in area 1900, e poi da lì insomma vedremo come si comporteranno i prezzi. Però andiamo avanti, abbiamo altri due strumenti. Il primo GBPAUD. Siamo entrati short su questo strumento anche per mediare la posizione aperta su GBP USD. Perché siamo entrati long qui? Beh, innanzitutto il dollaro australiano continua a essere una valuta forte al contrario del dollaro, quindi andiamo a mediare questa posizione andando a vendere GBP e comprando AUD. L'esposizione qui è un po' più bassa, e a livello tecnico notiamo che abbiamo raggiunto delle interessanti resistenze, che adesso vi faccio vedere se mi fa disegnare. Eccoci qua. Bene, questa è la zona resistenziale che a mio avviso non sarà semplice da superare, quindi abbiamo aperto una piccola posizione al ribasso. Concludiamo il tutto col Nasdaq. È da un po' che non parliamo di indici, la nostra view rimane sempre la stessa: compriamo sulla debolezza. Il primo livello, a mio avviso, dove si possono valutare delle posizioni rialziste sul Nasdaq è 12.000 e
600 punti. Quindi impostiamoci un bel alert di prezzo qui e attendiamo i prossimi ribassi per andare a comprare. Con questo ho concluso, ci vediamo oggi pomeriggio dove andremo a vedere tantissimi altri strumenti, quindi vi aspetto alle ore 16, buona giornata e buon trading a tutti.